Ed eccoci qui al MEI in compagnia di Zuin. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Grazie, grazie mille anche a voi. Bene, bene, bella, una bella giornata oggi fortunatamente, per cui il tempo ci ha aiutato e siamo contenti di essere qua. Tra poco sarai live. Sì, penso, sì, tra forse un paio d'orette, però mi ascolto volentieri tutti gli altri che sono sul mio stesso palco. Il tuo nuovo brano fa parte della compilation dell'altoparlante, giusto? Esatto, sì, si intitola Oh mio Dio. E ho scelto un po', abbiamo scelto anche con altoparlante, con volume Discografia Moderna, che era la mia etichetta, di inserirlo nella compilation. Inizialmente dovevamo mettere Fantasmi, che era il mio primo singolo, però insomma ci tenevo a mettere qualcosa di nuovo in questa compilation, quindi alla fine abbiamo scelto per Oh mio Dio. Ti va a dirci allora qualcosa in più su Oh mio Dio? Ma Oh mio Dio è un brano che è venuto fuori molto di pancia, a livello cronologico forse anche dopo Fantasmi, quindi è anche per quello che ho scelto di farne uscire prima uno e poi l'altro. In realtà è un po' l'urlo col quale insomma cerco di esorcizzare quelli che sono poi i fantasmi dei quali parlavo nel mio primo singolo. Parla comunque di me, parla del mio modo di venire fuori nel voler fare quello che voglio, insomma, e nel crederci fortemente, a cospetto di chi ti dice che magari non è la cosa giusta. Ma non ti parlo soltanto di musica, può essere incollato su qualsiasi cosa che ti porta insomma alla vita. E Oh mio Dio e Fantasmi dove si possono acquistare? Ma allora, Fantasmi la trovate già su Spotify e su tutte le varie piattaforme. Oh mio Dio per ora potete soltanto scaricarla in anteprima gratuitamente dalla compilation Libri Veramente volume 7 su rollingstone.it, e non è ancora su Spotify. E per tutte le tue informazioni basta seguirti per esempio su Facebook? Esatto, social. Facebook scrivendo Zuin, e ho una pagina, oppure mi potete aggiungere nella mia pagina personale che è Massimo Zuin, anche da lì insomma vi racconto un po' di me, o altrimenti su Instagram. Beh dai, allora in bocca al lupo per dopo. Crepi. E alla prossima. Grazie mille.